Wow, amici appassionati di gaming e di Hearthstone, ben rientrati sul canale del Duca. Oggi andiamo a vedere le migliori leggendarie del gioco, comprese quelle di Goblin contro Gnomi, quelle classiche e quelle di Naxxramas. Ormai il gioco si è stabilizzato e quindi ormai si capisce quali sono le migliori e quali sono invece da scartare. È chiaro che la classifica sarà puramente soggettiva e comprenderà sia le carte leggendarie generiche che quelle di classe. Partiamo subito col numero 13. E troviamo Kel'Thuzad, carta con una delle descrizioni più forti di tutto il gioco. Vedete, alla fine di ogni turno evoca tutti i servitori morti durante quel turno. Non è stata mai usata tantissimo per il semplice fatto che comunque bisogna avere tantissima presenza sulla board per poterla sfruttare bene. E soprattutto perché se viene rubata ci può fare danni incalcolabili con Sylvanas o altro. Però, che carta, ragazzi. Numero 12, il Cavaliere Nero, che resta una carta fortissima, non tanto utilizzata, ma che veramente può risolverti tanti problemi, in quanto quando entra in campo, grido di battaglia, distrugge un servitore nemico con provocazione. Qualsiasi servitore nemico con provocazione. Tanta, tanta roba. Numero 11, Antonidas, che fino a qualche mese fa non se lo fidava nessuno. Ora con le carte gadget nel mago match, nel mago robot, è tornato alla grande, è fisso, ospite quasi fisso. E quindi lo mettiamo al numero 11, anche perché il mago match può fare benissimo a meno di lui. È un'opzione in più, molto molto valida, molto molto potente, ma resta comunque un'opzione. E al numero 10 Grommash, la leggendaria storica del Warrior, non passa mai di moda perché quando si incazza ti fa 10 danni in faccia con carica. Resta, dopo la dipartita di Leroy Jenkins, la carta con carica più forte, più remunerativa, più performante di tutto il gioco. Closer per eccellenza. E al numero 9 Vol'jin, non esiste mazzoppette senza di lui, perché scambia la sua salute con quella di un altro servitore. Utilissima come rimozioni, il costo molto 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 interessante. Numero 8, una delle mie carte preferite di tutto il gioco, Sire Jaraxxus, la leggendaria del Warlock dello Stregone, che si impossessa del vostro eroe e lo fornisce di un'arma 3-7, mi pare sia, con salute 15, potere eroe, evoca un 6-6 a costo 2. Carta eccezionale, fortissima, devastante, resta però una carta dello stregone, è sicuramente una delle leggendarie di classi più forti, se non la più forte o quasi. E vedremo al prossimo posizione perché. Number 7, questa secondo me è la leggendaria di classe più forte di tutto il gioco, Tirion Fordring, costo 8, 6-6, quindi resta fuori dall'esperto di caccia. Scudo divino, provocazione, quando muore equipaggia un brandicenere 5-3. Tantissima roba, forza Tirion, spaccali tutti. Numero 6, Harrison Jones, costo 5-5-4, grido di battaglia, distrugge l'arma dell'avversario e pesca un numero di carte pari alla sua integrità. Con l'emissione di tutte queste armi di GVG e con la presenza del ladro Oil piuttosto che del Warrior e anche il paladino che la stanno facendo da padrone, è giusto considerare questa carta tra le prime più importanti da utilizzare in un mazzo. Quando entra e fa il suo dovere, cambia davvero tutta la partita. Pensate a un'arma distrutta e pescare magari due o tre carte contemporaneamente. Grande Harrison, grande Jones, ma non ti chiamavi mica Indiana una volta. Numero 5, Alexstrasza. Fortissima, devastante, una delle mie carte preferite assolutamente. Costo 9, 8, 8, grido di battaglia. Entra e porta 15 la salute di un eroe. Quindi potete scegliere se voi o il vostro avversario. Può essere usata per curarsi o per attaccare. Importantissima nei mazzi contro a lungo termine,
come il sempreverde guerriero Control. Che il fuoco vi purifichi al numero 4 con Ragnaros. Costo 8-8-8, ma non può attaccare, ma alla fine del turno infligge 8 danni a un nemico casuale, compreso l'eroe nemico. Pre-GVG credo che fosse stata la leggendaria più forte in assoluto, ma adesso è scesa un po' nel ranking, rimanendo comunque assolutamente devastante. Entriamo al numero 3 con i funghi allucinogeni di Loteb, la leggendaria Danaxtramas, l'unica degna di nota, ma che nota, direttamente nel numero 3, fortissimo, 5, è un 5-5, ma nel turno successivo le magie dell'avversario costano 5 di mana in più. Questa è una carta che giocata al momento giusto può salvarti il culo o farti chiudere la partita. Grande Loteb presente praticamente in ogni mazzo, controllo, midrange. E anche in alcuni mazzi aggro, fortissima. E al numero 2 ci poteva essere solo e soltanto una carta, Sylvanas Ventolesto. Costo 6-5-5, rantolo di morte, prendi il controllo di un servitore nemico casuale. È una carta che praticamente è in ogni singolo mazzo controllo e quasi in ogni singolo mazzo midrange. La sua forza è che costringe l'avversario a pensare, a silenziare, a fare mosse che non vorrebbe per cercare di limitarne il potere. Carta forte, carta OP, ma mai come quella che c'è al numero 1. Solo e soltanto lui al numero 1, il Duca. Costo 11, 10, 10. Difficilmente convocabile sul campo, ma se hai la pastiglia non è un problema, oppure usi i poteri del druido. Carica, furia del vento. Grido di battaglia silenzia e distrugge tutti i servitori femmine. Se non è la carta definitiva, questa, che carte definitive ci sono? Ok, ragazzi, stavo scherzando, il duca, ok, è un po' difficile da convocare sul campo, ok, va bene. Allora, cancellate tutto, ritorniamo alla numero 1. Illegale, illegale, c'è solo una parola per il dottor Boom, al numero 1 è proprio lui. Costo 7, 7-7, decisamente e nettamente per distacco, la carta più forte a costo 7 e anche forse a costo 8. Le due robobombe sono fastidiosissime, ti danno un controllo del campo e una presenza assolutamente irripetibile per un costo del genere. E in più, alla fine, appunto, spendendo 7, hai in campo un corpo 9-9. Perché appunto 7-7 più le due bombe, che possono produrre 8 danni quando esplodono. Cioè, manca solo che fa il caffè e il gelato e poi le abbiamo viste tutte. Una e una sola domanda ci attanaglia. Verrà poi nerfato il Dr. Boom? E siamo in fondo alla classifica top 13 che ho stilato. Fatemi sapere se siete d'accordo, fatemi sapere se mancano delle carte o se aveste sputato più in alto alcune leggendarie piuttosto che altre. Insomma, datemi dei pareri, motivandoli chiaramente, ragazzi. E quindi, ringraziandovi per i like, i commenti, le visualizzazioni e tutto quanto, ragazzi, mi raccomando, il like è sempre importantissimo per la collocazione su YouTube e invitandovi a iscrivervi al canale. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao! Comunque il Duca è più forte di tutto, voi potete dire il cazzo che volete, io l'ho sbustato, ce l'ho lì. E se non l'avete sbustato, cazzi vostri.